C'è chi ritiene che Sherlock Holmes sia un personaggio immaginario, partorito dalla fantasia di Sir Arthur Conan Doyle, che si sarebbe ispirato ad alcune caratteristiche di un suo maestro, il dottor Joseph Bell. Moltissime persone in tutto il mondo, con loro non sono d'accordo, la cui inattendibilità hanno riportato anche alcune prove, e giocano il cosiddetto grande gioco, secondo il quale Conan Doyle è lo pseudonimo con il quale il dottor Watson firmava i suoi scritti. Tutta più qualcuno concede che sia stato soltanto il suo agente letterario, cioè nei racconti e romanzi firmati da Watson è vero. Sherlock Holmes è nato il 6 gennaio 1854. No. Anzi, perché se ne... Se... Le conseguenze dirette di questi assiomi sono prevalentemente due. Trovare le ragioni plausibili per giustificare eventuali discrepanze tra quanto riferito da Watson, dato da altri cronisti, e ricostruire le possibili interazioni di Holmes e Watson con i personaggi pubblici loro contemporanei, scrittori, uomini politici, artisti, militari, governanti, musicisti, medici, scienziati, possono in questa prospettiva aver incontrato Holmes, averne richiesto l'aiuto, avergli proposto enigmi sui quali applicare la sua arte investigativa.